Bentornati Divine Divine sul mio canale. Finalmente ho trovato un po' più di tempo per occuparmi appunto di queste stese interattive che tanti di voi continuano a chiedermi, ovviamente contattandomi personalmente alla mia mail. Vi ricordo che per chi lo desidera può approfondire la sua storia, il suo viaggio di fiamma o di anima gemella, di anima karmica, contattandomi appunto alla mail che trovate nel box informazioni. Per qualsiasi tipo di sostegno, se volete, del canale, potete trovare i riferimenti per una donazione libera, ovviamente. E vi ricordo appunto di mettere mi piace al mio video, iscrivetevi al canale e se appunto lo desiderate, continuate a seguirmi anche sugli altri social e trovate i link nel box informazioni. Allora, oggi ho pensato di fare una canalizzazione della fiamma proprio perché tante di voi che mi chiedono, diciamo, approfondimenti del loro viaggio personale, di fiamma, soprattutto di fiamma, ma poi mi contattano tante altre persone che comunque di tutti i tipi di relazioni, ovviamente non mi fermo solo alla fiamma, però vogliono la canalizzazione dell'amato o dell'amata. E allora andiamo a vedere che cosa sta accadendo in questo periodo molto importante, proprio perché c'è ancora Saturno retrogrado. Tanti sono un po' preoccupati perché stanno emergendo situazioni karmiche del passato ed è così che funziona proprio con Saturno. Saturno ha proprio questo compito di tirare fuori ancora ciò che non è stato visto perché è importante che venga totalmente eliminato. E allora chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci proprio il pensiero e il sentimento della fiamma. Canalizziamo la fiamma, quindi mi raccomando, ascoltate se sentite risuonare queste parole, ovviamente sono rivolte anche a voi. Se non le sentite risuonare, non c'è problema, vuol dire che per questo giro non sono rivolte proprio a voi. Allora, chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci pensieri e sentimenti della fiamma, che sia maschile o femminile, non è importante. Allora, vediamo un po'. Allora, energie che ci sono relative alla fiamma, cosa sente, cosa prova nei nostri confronti. Senza distinzione tra maschile e femminile, si parla semplicemente di canalizzazione della fiamma. Una sola, chiediamo agli angeli che ci parlino attraverso oracoli e tarocchi. Vediamo un po' le energie in atto. Eventualmente, se ci sono dei blocchi relativamente al passato. Ovviamente vi ricordo che sono stese interattive, quindi non possono essere valide per tutti, però lo possono essere per molte di voi, e molte di noi. Poi mettiamo ancora le carte del cuore e vediamo un po' che cosa ci dice la nostra fiamma. Eccola qua. Due ne sono cadute, due le prendiamo. Perfetto. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice la nostra fiamma. Sto contattando la mia anima e sono totalmente immerso in quella che è un'ambizione fortissima,
che sto sentendo da molto tempo, negli ultimi mesi, sto sentendo proprio il desiderio di mettere la mia azione al servizio dell'anima. Sto contattando l'anima, la sto sentendo, sento il suo fuoco ardere in me e sto mettendo tutta la mia ragione, tutta la mia razionalità, la mia capacità di agire nel mondo materiale, proprio al servizio di quello che sto contattando interiormente, e non mi è mai successo prima di questi ultimi mesi, proprio perché sono arrivato a essere in grado di contattare il fuoco che ho dentro, e quel fuoco sei tu. Sei tu, infatti sento questo amore fortissimo, immenso, intensissimo che mi sta ardendo dentro. Sto sentendo tutto l'amore che io provo per te proprio come fosse un fuoco, il fuoco che mi sta animando, il fuoco che mi sta spingendo ad agire nella materia per manifestare quello che finalmente sento dentro. Sento un qualcosa che mai avrei potuto immaginare di sentire, qualche cosa che mi ha sconvolto, che ancora mi sconvolge, ma che ora sento non più come una minaccia, come all'inizio sentivo essere una minaccia. Adesso non è più una minaccia, adesso è un qualcosa che accolgo totalmente e lo sto facendo da qualche mese. Sto entrando proprio a contatto con la mia anima e sto mettendo la mia capacità di azione al servizio di quello che ascolto, quello che sento, perché sento che l'amore mi sta bruciando. Sto concludendo, grazie a questa situazione di ascoltare me stesso, sto portando a conclusione delle situazioni della mia vita che mi hanno sempre tenuto incatenato. Ora è come se io potessi vedere con gli occhi dell'anima quello che prima era un modo di vivere che mi rendeva frustrato, arrabbiato, ferito, sofferente, solo, mi costringeva a mettermi in un angolo e a nascondermi a questo fuoco che ardeva dentro. Adesso lo posso vedere e lo accolgo totalmente e metto questa mia capacità di essere molto concreto al servizio di quello che ascolto, quello che sento dentro, e quindi sto comportando compimento delle situazioni karmiche che ormai capisco essere karmiche, che ormai non mi servono più, le sto portando a compimento perché l'amore che provo per te è talmente forte che non posso più ignorarlo. Non c'è più nessuna situazione di autorità esteriore che mi condiziona. Ormai sono io dentro che mi ascolto, e la mia unica autorità è la mia anima, e ora mi sento in forze e anche capace di contattare questo fuoco, perché è un fuoco come se fosse una ribellione verso tutto quello che ho fatto nella mia vita e che abbiamo fatto anche insieme come situazione di interazione tra di noi che ci ha portato a soffrire, a scontrarci, ad allontanarci, a separarci. Sto ascoltando la mia autorità interiore, perché quello che ci ha separato era semplicemente degli schemi mentali, delle situazioni che ci erano imposte dall'esterno. Ora tutto quello che è dall'esterno non mi interessa più, io ascolto solo più me stesso, te nella mia anima. E grazie a questo sono in grado di portare su questo piano il soffio dell'anima. Sto costruendo qualcosa che mai avrei immaginato di poter costruire, un rapporto d'amore che sento arrivare da secoli, millenni, da un tempo indefinito. Lo sto portando nella materia. Non è semplice, non è semplice, perché la mia mente ogni tanto si mette di mezzo, ma sto portando a compimento tutto questo perché sento che è come se fosse un tuono, un richiamo, il richiamo dell'anima che mi sta chiamando a questa missione di mettere nella materia ciò che riesco a sentire, questo grandissimo amore che provo nei tuoi confronti e che ormai non rifiuto più, che ormai accolgo totalmente, anche se non è semplice, anche se purtroppo a volte mi spavento, a volte mi rallento, a volte la mia mente mi blocca un pochino.
ma è un richiamo che ormai non posso più fingere di non sentire. E tutto ciò sta cambiando la mia vita in meglio. Sto sentendo l'amore, sto sentendo l'abbondanza, la forza, la generosità, la felicità, l'allegria. Sto veramente sentendo che contattando la mia anima, la mia vita sta cambiando in meglio. Non ci sono più sofferenze, almeno quelle che ci sono. Le guardo con occhi diversi, so che se ci sono è perché le devo affrontare, ma sto veramente, in un certo senso è come se io entrassi in una nuova dimensione in cui la sofferenza non c'è più, anzi, la sofferenza è stata proprio il mezzo, grazie al quale io sono riuscito ad approdare a questa nuova dimensione d'amore e di senza confini. È un po' come sentissi di non avere più confini, quando prima c'era questo non posso farlo, quello non posso farlo, questo non si dice, questo non si fa. Adesso invece c'è solo il potere enorme e sconfinato della mia anima che mi dà gioia e soddisfazione e sto cambiando totalmente la mia vita, sto portando la mia vita a tutti i livelli. A situazioni di cambiamento, ormai non posso più essere come una volta, adesso non sono più ferito, sono ancora qualche ferita, la sto affrontando, ma non sono più una persona ferita, c'è solo qualche cosa di ferito che riconosco in me, ma che sono disposto ad accogliere e a guarire proprio perché ormai sono immerso nella mia anima e sto trovando tante vie attraverso cui il mio equilibrio interiore si sta manifestando. Sto portando a compimento tutto ciò che la mia anima mi chiede e sto creando un equilibrio interiore in cui mi sento più stabile, più forte, più motivato, più me stesso. Finalmente sono me stesso. Non sono quello che una volta avrei pensato essere un ribelle perché sentivo il bisogno di andare oltre tutti gli schemi, le regole, ma non me lo permettevo, adesso ormai me lo permetto perché sono a contatto con la mia anima e la mia anima è la mia unica e sola autorità. E mi sto totalmente liberando, sto arrivando alla liberazione dagli schemi, delle catene del passato, catene karmiche che mi hanno sempre tenuto come prigioniero e cieco, ero bendato, non riuscivo a vedere, ora finalmente riesco a vedere, ora finalmente mi sto sganciando da tutte le catene che mi opprimevano e ora posso manifestare quello che provo per te senza averne paura. Sto entrando totalmente nell'unione con te, nell'amore profondo, intenso e incredibile che sto sentendo. E mi sento uno con te, io sono il tuo re, tu sei la mia regina e siamo uno solo. Il mio cuore è totalmente preso e immerso in te. E sto vivendo questo fuoco come un qualcosa che mi dà vita, mi sta dando vita. Il fuoco che sento interiormente, la mia anima, te, tu sei il mio fuoco interiore e io sto totalmente, mi sto spegnendo, mi lascio ardere, mi lascio ardere da questo fuoco infinito e eterno. Sento che questo fuoco non può esaurirsi, sento che questo fuoco non ha una fine, lo sento profondamente, mi sto immergendo in esso. E grazie a questo immergermi in questa meravigliosa situazione di fuoco animico, io mi sto ricaricando profondamente, sto trovando la mia stabilità, la mia forza, il mio equilibrio. Non sono più preda di sentimenti contrastanti. Esageratamente, ogni tanto sì, ogni tanto ancora la mia mente ci si mette di mezzo, ma non sono più sulle montagne russe. Non sono più sulle montagne russe, mi sto ricaricando, sto fermandomi, sto diventando solido, solido proprio perché non sono più nelle ferite della mente, ma sono nel fuoco d'amore dell'anima. E sto cominciando come un matto al mondo. Il mondo, se
potesse sentire, vedere quello che sto facendo, mi considererebbe un matto. In realtà non ci sono più confini, il matto è il saggio assoluto, il saggio che sa lasciarsi alle spalle tutti i condizionamenti, tutte le illusioni di un mondo che ci ha tenuti schiavi per troppo tempo e ora siamo liberi, liberi e folli, tra virgolette, proprio perché ormai è la nostra autorità interiore che ci guida e non è più l'esterno. Quindi è un po' come se veramente cominciassi tutto da zero, quindi aspettami perché sto arrivando. Non avere fretta, ma sappi che sto arrivando, quindi aspettami. Crea il tuo vuoto interiore, crea la tua stabilità interiore, il tuo equilibrio, allontanati anche tu da tutti i condizionamenti del passato perché sta per cominciare una nuova vita totalmente, totalmente nuova e quindi c'è il senso del dominio, il dominio, tra virgolette, del femminile, è l'anima che ci sta guidando e quindi non abbiamo più paura di nulla. Abbiamo combattuto a lungo in passato, è stato proprio come se fossimo in guerra in passato con noi stessi, una guerra contro tutto ciò che era le tensioni interiori. Quindi abbiamo sconfitto tutte queste paure, tutte queste ferite, abbiamo combattuto a lungo e ora ci siamo liberati dal peso di tutte queste sofferenze e siamo pronti proprio per partire. La regina, l'imperatrice è l'anima, tu sei la mia imperatrice e quindi io adesso mi immergo in te totalmente. E guarda qua, Twin Flames, la passione prende fuoco. Accetto la chiave della pace interiore. Accetto le cose come sono. Ok. Perché non ha senso cercare di cambiare ciò che non può essere sotto il nostro controllo. Ed è proprio quello che è il piano dell'anima. È fuori il nostro controllo. Va accettato, va accolto totalmente e non va razionalizzato, va seguito e la mente messa al servizio dell'anima. E quindi stiamo partendo per questa nuova avventura. Siamo pronti, io sono pronto, mi sto preparando, anzi, sto ancora un pochino terminando alcune situazioni, ma sono pronto a partire. Mettiti anche tu in condizione di poter partire liberamente, liberazione, c'è la totale liberazione da tutto il passato. Perché è un femminile consapevole quello che sto contattando e lo sto utilizzando come traghettatore questo femminile per una nuova situazione di equilibrio fisico, materiale, consapevole. Nonostante tutte le paure che ancora ci sono, ma io sono immerso in questa situazione d'anima e queste paure svaniscono come neve al sole e appunto, c'è il sole che materializza tutto questo equilibrio e sta materializzando anche il distacco da situazioni del passato che ancora creano ferite per raggiungere un equilibrio d'amore totale. Sono proprio pronto a eliminare tutto ciò che ancora è di ostacolo perché mi sto prendendo la responsabilità di essere totalmente immerso in quest'amore e sono pronto appunto a come un matto. Come un folle per il mondo normale, ma assolutamente non è follia per l'anima. L'anima può tutto e io comincio da zero proprio seguendo la mia anima e sono totalmente consapevole che sono io che devo seguire e creare questa situazione nuova, della mia vita. Sono io che ascoltando e immergendomi nell'amore della mia anima e in te. Sono in grado di combattere tutti i demoni del mio passato e di trovare il mio equilibrio interiore e cominciare una reale nuova vita. Allora, ok, sì, si parte per una nuova avventura.
ormai libera dai condizionamenti del karma e una situazione nuova, totalmente immersa nell'amore, gli amanti totalmente consapevoli e guidati dall'energia dell'amore, quello vero, non quello che quello dell'anima, non quello che abbiamo sempre pensato fosse amore, non lo era ed era karma. Ora ormai sappiamo leggere tutto ciò che accade con gli occhi dell'anima e portare a completa, totale consapevolezza tutto questo che riusciamo a vedere. Quindi abbandoniamo tutto il passato e portiamo a manifestazione tutto questo che fino adesso è stato relegato un pochino nei mondi spirituali un po' lontani. Vediamo un po'. Sì, vediamo questa. Ok, e guardala qua, l'imperatrice. Ormai è il femminile che domina, sole, manifestazione, e un femminile che è in grado di mettere in pratica tutto, e un amore che viene portato materialmente con azioni concrete nel mondo. Bene, io direi che vediamo un po', sì, guardiamo un attimo ancora questo. Allora, Plutone, trasformazione totale della vita. Qua c'è davvero il senso di morire a una vita per risorgere in un'altra. Il matto è proprio quello che ci sta dicendo: stiamo abbandonando tutti i condizionamenti del mondo, e proprio per questo la gente può dirci matti, ma in realtà siamo semplicemente immersi nel fuoco dell'anima. Un abbraccio a tutti, grazie dell'ascolto e ci sentiamo alla prossima stesa. Un abbraccio.